Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Beh, raga, avrei fatto volentieri a meno di fare le pagelle oggi, però il mio lavoro impone di essere comunque preciso. Ho fatto sbollire la rabbia, ho messo un po' di post, sia un po' cattivi, un po' ironici sui miei social, perché non me ne frega nulla. La prendo anche in quell'ambito là, un po' di ironia, perché non guasta mai. È stata una debacle, l'ennesima debacle Ferrari delle ultime gare, e sostanzialmente poi mi viene da ridere vedendo tutti quei fenomeni che mettono le foto di John Cena, di SpongeBob, non ci mettono manco la faccia, vengono a scrivere: capisci un cazzo, che cretino, sono stupido, capisci un cazzo. Ne ho bannati 30-40, ma non è quel il problema, perché a me di sta gente me ne sbatti i coglioni. Se aveste le palle di farvi vedere, oppure fatelo voi un video di Formula 1, siete tutti intelligenti. Io che dalla gara di Australia, dove Ferrari nelle prime tre gare aveva vinto due volte, aveva fatto il podio, il secondo posto a Jeddah, avevo già detto che anche come Leclerc aveva esternato in una dichiarazione, può mantenere il passo Red Bull-Ferrari, dicendovi che secondo me non sarebbe potuto essere possibile, per un semplice discorso che Red Bull è una potenza, è abituata a vincere e nella maggior parte ha ancora elementi forti del team che stravinceva tutto con Vettel. Ecco perché vi dicevo, Ferrari invece è lo stesso team, purtroppo scandaloso, che prendeva le sberle in faccia 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa. Quindi, cosa è cambiato? Nulla. Ferrari, per essere competitiva quest'anno, ha dovuto sacrificare tutta la stagione dell'anno scorso, quindi non è un discorso da grande team. E anche nelle strategie e nelle soste, spesso e volentieri presta il fianco ad errori clamorosi, dimostrando che evidentemente manca proprio la base vincente del team. Abbiamo un team principal che non è vincente, un team principal che non riesce a spronare i suoi. Io faccio un esempio banalissimo, ragazzi. Davide Nicola, allenatore della Salernitana, per farvi capire il carisma, è arrivata, la Salernitana aveva 15 punti, era già retrocessa. A febbraio, col carisma, con l'intento, ha preso la squadra e l'ha portata in alto, come hanno fatto tanti allenatori che magari tra un tempo o un altro riescono a spronare la squadra che sta perdendo, la fanno vincere. Purtroppo Ferrari gli manca questa figura carismatica. Lo era Jean Todt, lo era, arriva bene, non lo è Binotto. Binotto è una figura di una persona molto tranquilla, molto poco carismatica, che sicuramente non riesce a dare la scossa al team. Mancano delle competenze, perché Ferrari, poi le cazzate più grandi: ma Ferrari la competitività c'è. Ma dove sta la competitività, ragazzi? Ferrari è competitiva per 20 giri a gara. Significa che se a Ferrari gli riduci i cavalli, significa che praticamente la competitività non c'è. Voi vedete una Ferrari veloce sul dritto, perché Ferrari spreme tutto quello che è il motore e si rompe. Se Ferrari invece mettesse la mappa in modalità tranquilla per non far rompere il motore, vedreste che Ferrari il rettilineo dalla Red Bull le prende, perché è un problema di progettazione, già ve l'ho detto io. Chi ha visto la live, alla prima curva, quando Perez ha passato Leclerc, che ha sbagliato, Leclerc non sbaglia mai, Leclerc, non si può dire male né alla Ferrari né a Leclerc, perché i leccaculi: no, Ferrari, tu che stai a dire male a Ferrari, come ti permetti, vacci tu, che noi stiamo qua a giudicare, ragazzi. Noi stiamo qua a giudicare, siamo esterni, parliamo di Formula 1, dobbiamo giudicare. Cosa dobbiamo dire? Bravi. Cosa dobbiamo dire? Ferrari a prescindere brava. No, dobbiamo dire quello che è accaduto. Leclerc che ha sbagliato al via, e quando sono andati a girare, lui e Perez si è visto lampante quanto la Red Bull fosse più lunga, con un passo diverso da Ferrari a livello di auto. Significa che Ferrari è una vettura che può fare bene solo nelle piste molto lente, piste che hanno pochi rettilini. Altrimenti, per costituzione della vettura, ha delle problematiche nelle piste lunghe, nelle piste veloci, nelle piste dove sono curve veloci, dove c'è bisogno di velocità di punta. Nel 2017 la Ferrari fece la stessissima macchina, vinse parecchie gare, lottò per il mondiale fino a un certo punto, poi anche là iniziarono problemi di affidabilità assurdi, però vinse prevalentemente Singapore. Singapore là ci fu l'incidente, ma avrebbe vinto. Vinse Monte Carlo, vinse Ungheria, questa. Allora, adesso si va in Canada. Le conoscete le piste? La pista del Canada è una pista tutti rettilini, raccordati da alcune chicane. Voi mi volete dire che Ferrari, come sta mola, ha detto pure Binotto, ha detto in una settimana cosa possiamo migliorare? Niente. Dobbiamo depotenziare i motori. Cioè, l'unica cosa che può fare Ferrari è levare potenza al motore. A quel punto è chiaro che il rettilineo Red Bull non ti vede.
sinceramente, ma va bene così. Il discorso qual è? Dobbiamo essere sinceri. Dobbiamo essere sinceri perché quest'anno Ferrari tutto quello che poteva sbagliare per ora l'ha sbagliato. Ha sbagliato a fare una vettura a immagine e somiglianza di Leclerc, non valutando per niente le indicazioni di Sainz, e adesso lo paghi perché Sainz non è più competitivo. Ormai penso che Sainz sta facendo quello che faceva Leclerc l'anno scorso. Se ne è calato psicologicamente. Giustamente, un pilota che corre dopo 8 gare, fa cagare, dice cazzo, perde la fiducia in se stesso e nel team. E va bene. Ferrari, errore ai pit stop. Sì, ma sbaglia pure la Red Bull. Sì, ma la Red Bull su 10 pit stop ne sbaglia 2. Ferrari su 10 ne sbaglia 6. Cambia? C'è una differenza? Ferrari sbaglia le strategie. Ma oggi ce l'ha azzeccato con la strategia. Sì, ma oggi ce l'ha azzeccato. Ma ha azzeccato una volta e tutte le volte che ha sbagliato. Red Bull sbaglia una volta e 10 la azzecca. E va bene. La macchina è quella che è, l'affidabilità è quella che è. Voi ditemi, su che presupposti pensate che Ferrari possa lottare per il mondiale, ma anche contando il discorso che siamo a 100 punti quasi nel costruttore, siamo già a più di 30 punti nei piloti. Ci dovrebbe essere un suicidio Red Bull. Red Bull che lotta sempre con due piloti ed è un pilota che sta zitto e obbedisce. Ferrari che lotta con un pilota solo e c'ha tutte le sfortune del mondo. Voi credete che si possa lottare per il mondiale così? Ragazzi, non è una gara. Non è che stiamo a parlare di Imola. E tu dici, vabbè, però Imola, tu già ti stai a preoccupare. E va bene, che già là avevo detto, state in guardia perché non è una situazione isolata che Red Bull ha recuperato tanto. Ragazzi, sono 6 gare. 5-6 gare che vince Red Bull, ha fatto 3-4 doppietti. Cioè, di che cazzo stiamo a parlare? Di che stiamo parlando? Per vincere questo mondiale Ferrari ci dovrebbe essere un suicidio Red Bull che non ci sarà, perché Red Bull ha il team migliore. Ha il campione del mondo, è una vettura eccezionale e già ve l'avevo detto. Come si fa a lottare per questo mondiale? Non puoi lottare. Non puoi vincere questo mondiale perché Ferrari questi ritiri ne avrà altri. Ed è vergognoso nel 2022 vedere quante poche vetture si ritirano. Oggi sono ritirati solo quelli motorizzati Ferrari. È vergognoso, ragazzi. Quindi che vogliamo parlare? Se poi voi siete degli imbecilli... Chiaramente parlo di una minima percentuale, capitemi, di imbecilli che criticano, perché tanto ne ho bannati 30-40, se ne sono iscritti 200. Quindi, ho detto tutto. Se voi siete gli imbecilli che non volete valutare questo, venite a insultare a me, state zitti che fate più bella figura. Allora, partiamo. Iscrivetevi a questo al secondo canale Supercoriste Gamer, se vi va lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram... delle offerte Supercoris, offerte Amazon, dove tutti i giorni metto le migliori offerte di Amazon, tecnologia, videogiochi, c'è di tutto. Oggi non c'ho voglia, non le metterò, ma da domani ripartiamo in pompa magna. C'è il canale ufficiale Supercoris 84 di Telegram, con le news in anteprima, i sondaggi ghiotti. Stasera molto probabilmente anticiperemo la trasmissione del lunedì sera di Formula 1 live con Supercoris su Twitch, lo facciamo stasera, perché c'ho tanta voglia di parlare di Formula 1 e ce la leviamo subito, perché poi già settimana prossima arrivano le gare, quindi lasciamo perdere. C'è Fruit, appunto c'è Twitch. Allora ragazzi, partiamo con i voti. Ferrari, voto 0. Come già ampiamente detto in questo prologo del video, io non vedo alternative e dispiace. Dispiace perché francamente io penso che uno come Leclerc farebbe bene a cambiare aria, perché in Ferrari sarà molto difficile possa vincere un mondiale con l'organico di ora. Ferrari per vincere ha bisogno semplicemente di prendere, tagliare un po' di teste come avete scritto in tanti, e mi ha fatto piacere ragazzi che tutti quelli un po' più anziani, un po' più d'età, gente di 40, 50, 60 anni, mi ha scritto i commenti, l'ho messo su tutti i social, mi hanno dato ragione. Gente che ha visto i vari cicli Ferrari mi hanno dato ragione. Purtroppo non mi dà ragione il 15enne, il 13enne che non capisce un cazzo di Formula 1 perché la segue da 3 anni, purtroppo quella è la realtà, che non si è mai interessato della storia della Formula 1, non la segue e ti viene a insultare perché non sa quello che c'è stato prima, non sa Ferrari da dove viene e dove va. Lo sa chi ha seguito tutte le peripezie della Ferrari. Quindi, se andiamo a vedere Ferrari, 20 anni fa, Ross Brown, Robbie Barney, Jean Todt, c'era pure la Madonna in croce dentro il team, stravinceva perché aveva un team solido. Ora vedi la Ferrari e ti viene da ridere perché, a parte, non si capisce un cazzo da dove sono arrivati questi, sono tutti sconosciuti e gente che non ha minimamente carisma e esperienza. Ferrari... delle vittorie, era la Ferrari che vinceva con Schumacher già in Benetton, erano tutti tecnici di valore eccelso, c'era Jean Todt che aveva stravinto i mondiali in tutte le categorie, la Ferrari di ora, ci sta Binot che ha fatto il leccapiedi di Jean Todt quando stava già in Ferrari e di tutti gli altri che non capisce un cazzo, purtroppo lo sta dimostrando, questo è il discorso, non capisce un cazzo nelle competenze che ha ora, capiamoci, nel fare il team principal, deve fare l'ingegnere, quello che faceva prima.
Perché se io sono uno youtuber e mi mettete a gestire una banca, è capace che fallisce, perché io non sono un banchiere. Quindi fai l'ingegnere e non rompere i coglioni. Perciò Ferrari è un team in disarmo. Non so cosa possa cambiare, perché tanto sviluppi clamorosi non ne puoi portare. L'affidabilità sarà sempre un problema, perché tu giochi sulla potenza del motore per recuperare qualcosa. Si salva oggi solo un po' Leclerc, perché nonostante l'errore al via, comunque ci ha messo una pezza con una strategia ottima. E con le bianche, nonostante avesse 10 giri in più di Verstappen, cioè non stava perdendo troppo. La strategia era ottima, ma era chiaro, come vi dicevo anche in live, che reggerà il motore non ha retto. Sainz purtroppo è un pilota umiliato da quello che sta facendo Ferrari, perché Ferrari sta umiliando Sainz. Perché se Sainz quest'anno lo volevi far rendere, facevi una vettura che avesse delle caratteristiche anche pro Sainz, invece le hai fatte tutte pro Leclerc, con il risultato unico di avere un Sainz che quest'anno non può fare nulla. Quindi è inutile ce la prendiamo con Sainz, che c'ha 80 punti in classifica e ci sarà una forbice sempre superiore con quelli, coi primi. Se vedere, a sto punto ho i miei dubbi che superi anche Russell nella classifica per fine mondiale. Quindi, prospettive di Ferrari di vincere un mondiale? Zero. Non ci sono. Perché non c'è un team dietro, perché non c'è un piano di sviluppo adeguato, perché c'è un problema di progettazione dell'auto dietro che non ti permette di vincere il mondiale. Ragazzi, svegliatevi, e invece di guardare i cazzi, di guardare Valsecchi che dice le stronzate, gente che a piape culo, curve alla Vettel, stronzate alla Leclerc, a seguirsi cazzi di imbecilli di Instagram che stanno solo là a mettere le minchiate, guardate le notizie serie e studiate un po' di storia di Formula 1 se volete imparare qualcosa, no che dopo venite a rompere i coglioni a commentare, vi bando e vi sputo in faccia. Allora, passiamo dopo la Ferrari, a vedere, va. Adesso devo un po' ritrovare il tutto, perché ho spento e me ne sono andato. Bello vedere 4 ritiri, 4 motori Ferrari, già l'avevamo detto. Allora ragazzi, parliamo di Haas. Haas voto 3. Vabbè, Magnussen si ritira. Comunque sta facendo una buona gara, qualche sorpasso. Schumacher 14esimo. Io credo che Schumi si stia scavando la fossa da solo. Ormai non c'è più nulla da dire. Uno Schumacher disarmante. Io sono stato un paladino di Schumacher l'anno scorso, l'ho difeso a spada tratta, ma quest'anno è indifendibile pure per me. E mi dispiace perché molto probabilmente perderà il posto e sarà difficile un suo ritorno in Formula 1 in futuro, perché dopo che hai perso il posto non rientri facilmente. Sono deluso. Sono deluso, andiamo veloce, Alfa Romeo. Voto 5 perché Zhou, che comunque per una volta sta facendo una gara decorosa, problema tecnico, altra rottura di un motore Ferrari. Bottas alla fin fine arriva a ridosso della zona punti, ma oggi non c'era proprio per niente l'Alfa. Zero passo, zero prestazione, è in qualifica, in gara, quindi spero sia soltanto un discorso di questa gara, di questo layout del circuito. Però mi fa preoccupare, perché andiamo verso circuiti molto simili, quindi non lo so raga, non lo so, sono delusissimo. Williams voto 4 perché vabbè, Latifi come al solito ha preso una penalità assurda, ma non era neanche, era colpa sua perché ha sbagliato il parcheggio sulla piazzola, l'hanno tirato indietro e va bene. Albon comunque una gara decorosa la fa sempre, però non becca la zona punti, raga, è così purtroppo. Williams quest'anno è un po' come l'Haas l'anno scorso, un'entità abbastanza esterna alla Formula 1, non ci possiamo fare nulla. Allora ragazzi, fatemi vedere qua, parliamo di fatto, sono tutti intrecciati. Allora parliamo di McLaren voto 7 perché comunque una giornata difficile, piazzi due piloti, ottavo e nono, però con tutti i ritiri che ci sono stati mi aspettavo una McLaren sicuramente diversa in classifica costruttori. È abbastanza distaccata dall'Alpine, ma a sto punto non può stare tranquilla, perché l'Alpine, se continua a fare prestazioni del genere, è chiaro che la McLaren è in pericolo. Una McLaren, ragazzi, che è una delusione enorme. Ricciardo davanti a Norris, io poi non l'ho vista tutta la gara, quindi non so bene se ci sono stati dei problemi, però sono arrivati vicinissimi. Comunque Ricciardo dopo tanto arriva davanti a Norris, ma stagione davvero incolore per un team che doveva lottare perlomeno per le vittorie, non dico per il mondiale, invece è così dietro. Ci sta ragazzi, ci sta. Come Alpine invece gli dà un bel voto 8 perché Ocon alla fin fine il punto lo prende sempre, che c'ho un culo della madonna, questo, il punto lo prende sempre, solita strategia molto particolare di Ocon. Alonso bella gara, mi è piaciuto, è stato coriaceo, non ha fatto grandissimi errori.
alla fin fine si prende un bel bagaglio di punti. E io ve l'ho detto, ragazzi, Alpine durante la stagione è da tenere d'occhio, soprattutto per i team di centrogruppo, perché sviluppa la macchina, il budget c'è, può recuperare. E infatti, vedete, una gara come quella di oggi dimostra che Alpine può recuperare. Perciò io la vedo bene anche e in bagarre con McLaren per un eventuale quarto posto nel costruttori, che sarebbero tanti soldi. I piloti alla fin fine sono costanti, Ocon sbaglia poco, anche se non è velocissimo, Alonso è più veloce ma sbaglia di più, però come oggi, due piloti in zona punti, aiutatemi a dire voi, ottimo risultato ragazzi. Parliamo di Aston Martin, gli diamo un bel 7 perché, vabbè, Stroll, lasciamo perdere, è un disastro su tutta la linea, francamente Stroll a me non piace, ve lo dico sempre, è un pilota molto mediocre. E che non merita di stare in Formula 1. Opinione di Supercorris, eh? Vettel, bravo. Grandissima gara di Vettel. Alla fin fine ottiene un ottimo risultato. Ottiene. E raga, Vettel è una gara di quelle che gli piacciono. L'anno scorso ha fatto il podio. Quest'anno comunque ottima zona punti con una vettura che abbiamo visto, ragazzi, Aston Martin quest'anno è una delle delusioni più grandi. Non avrebbe 15 punti in classifica. Però devo dire, mi è piaciuto tanto. Grande Vettel. Mi fa ridere adesso vedere gente che mi dice però Vettel, se rimanevi in Ferrari, raga, Vettel in Ferrari ha fatto dei sassi inenarrabili, sta in un team dove lotta per i sesti posti, quello è il suo ruolo. Ha fatto due gare bene, adesso va a finire, fa 3-4 gare scandalose, quindi non mi venite a dire, cioè la sapete la storia della Formula 1, non mi venite a dire ste cazzate, perché poi mi arrabbio, perché Vettel ha dimostrato la sua non qualità di poter stare in Ferrari, quindi basta, ha dato il suo, va bene così, sta a posto. Allora, aspettate che... Alfa Tauri voto 8 perché... Vabbè, Tsunoda non mi è piaciuto, ha avuto un problema tecnico, comunque... Solito weekend anonimo. Tsunoda ha delle vette eccezionali in Formula 1 e dei strapiombi incredibili. Però grande ritorno di Gasly. Su una pista dove l'anno scorso ha fatto un podio eccezionale, difendendosi da Leclerc. Oggi grandissima gara, bella battaglia con Hamilton, l'ha persa ma era normale perché comunque la Mercedes è superiore all'Alfa Tauri. Però un Gasly rivitalizzato, anche perché, come vi ho già detto, è chiaro che Gasly sa che deve dimostrare se vuole cambiare team, se si vuole evolvere, se no rimane in Alfa Tauri ancora. E alla soglia poi dei 30 anni rimanere in Alfa Tauri significa comunque fare una carriera di quel livello. Deve fare un salto di qualità anche nelle prossime gare per attirare su di sé gli occhi degli altri, perché Gasly merita un top team, perché ha dimostrato negli ultimi 3 anni di essere un pilota forte. Perciò ragazzi, Mercedes voto 7, perché se valutiamo terzo e quarto, ottimo risultato. Se valutiamo prestazioni in pista e il distacco, raga, 45 secondi di distacco Russell, più di un minuto Hamilton... Cioè voglio un team che l'anno scorso vinceva le gare e ha vinto il campionato costruttori, stiamo parlando di una prestazione vergognosa. Scusatemi se ve lo dico, porposing incredibile, probabilmente la vettura che ha più porposing, infatti Hamilton si è lamentato, ha detto c'ho dei dolori alla schiena, inenarrabili. Sfrutta l'occasione perché Russell si becca un podio, ma lontanissimo dai migliori. Se rimane in lotto, mo avete scritto però Mercedes ci serve, no, fermi. Ferrari si arriva quest'anno, salvo rare situazioni a livello prestazionale, è stata sempre avanti a Mercedes. Quindi il secondo posto alla Ferrari non glielo leva nessuno. È chiaro che sfrutta queste occasioni, abbiamo visto Hamilton, il pilota più forte della storia, quello che voi tanti scrivete, un fenomeno. Metterci più di 20 giri a sorpassare Ocon, quindi... Quando c'è la macchina buona e fenomenale, tutti quanti sono fenomenali. La Mercedes degli anni d'oro... con cui Hamilton ha fatto sorpassi incredibili, pole position, vittoria, era una Mercedes che se ci mettevi anche Ocon, non ti dico i sorpassi che ha fatto Hamilton, ma una buona parte li faceva. Hamilton con una Mercedes mediocre ci mette, fa una gara intera dietro a Gasly a Imola, e per sorpassare Ocon con la Alpine ci ha messo più di 20 giri, quindi vi ho detto tutto ragazzi, quindi vi fa capire quanto questo pilota è stato sannato più di quello che valeva. Perciò, palesemente dietro Russell, è un'altra situazione in cui evidentemente Mercedes ha seguito più le indicazioni di Russell che di Hamilton nello sviluppo dell'auto, ma se tu sei un 7 volte campione del mondo, un minimo reagisci. Io quest'anno non mi ricordo una volta Hamilton davanti a Russell, no, francamente siamo a 8 gare, le ha prese di santa ragione nella classifica piloti, già c'ha 30 punti di distacco, beh, raga,
come vi avevo premesso io inizio mondiale, questa rischia di essere una stagione disastrosa per Hamilton, perché Russell è uno coi coglioni, lo è. Russell è un pilota che se lo metti in un top team ti vince il mondiale. Non è più Bottas, non è più Rosberg, che comunque era un ottimo pilota, quindi... Red Bull, raga, voto 9 perché non gli ho dato il 10 semplicemente perché comunque hanno fatto anche loro errori ai box. Hanno sbagliato non facendo rientrare, mi sembra, Verstappen subito quando è entrato Leclerc o Perez, non mi ricordo chi c'era in quel momento là dietro, ho rimosso tutto. Quindi piccolo errore, anche i box hanno avuto delle problematiche, però ragazzi il risultato è che vince. Prima e seconda, ennesima doppietta nel campionato costruttori, ormai sono andati nel campionato piloti. Prima e seconda, raga, che cazzo vogliamo dire? Io ve l'avevo detto, è una corazzata che Ferrari per batterla avrebbe dovuto dare tutto e avrebbe dovuto essere una Ferrari che non sbagliava nulla. Purtroppo non è così, Ferrari ha dimostrato di non essere così e io non vedo una minima possibilità di Ferrari di vincere questo mondiale. Sarebbe bello perlomeno che lo portasse più avanti possibile per non farglielo vincere alla 15ª gara a Red Bull, ma vedo difficile anche questo. Si va verso piste pro Red Bull, verso piste che, in cui la Red Bull ci sguazzerà perché sono tutte medio veloci. Ditemi voi, Verstappen che comunque errori zero, è un pilota granitico, e oggi in gara dove si doveva spingere gli ha rotto il culo a Perez che anche il team lo costringe a rallentare, ma oggi comunque la prestazione non c'era. Abbiamo visto problemi di Perez che sembrano anche tante volte dei sabotaggi, ragazzi, è brutto a dirlo ma è così. Secondo me il team ci mette del suo e non farà mai lottare Perez per il mondiale, anche se se lo meritasse per le prestazioni, cosa che alla fin fine neanche merita. Perciò un team mostruoso che funziona a tutti i livelli, che se fa un errore ne fa uno ogni tanto, non tutti i giorni, ha ritrovato l'affidabilità. Secondo me hanno anche, sì, affilato l'affidabilità perché la gestione del motore Honda ora è loro, ma ha anche ripreso dei tecnici Honda che l'hanno aiutati. E raga, io non intravedo nessun modo per Ferrari o altri per insidiare un mondiale che per me hanno stravinto e stravinceranno, perché sono i migliori, perché hanno investito soldi, perché si sono impegnati a tenere nel team gente di valore e sono i migliori. C'hanno il miglior tecnico della storia che è Adrian Newey. Ragazzi, le chiacchiere stanno a zero, sono i più forti. Ne solo Leclerc che a livello di pilota è come Verstappen più o meno a livello di talento, solo quello ci abbiamo che potremmo mettere sul piatto, ma Leclerc lo stiamo umiliando ogni volta. Spiegatemi come può fare Red Bull a perdere questo mondiale, spiegatemelo, perché dopo una serie di 5 vittorie, io non lo so. Migliore della giornata Verstappen, perché oggi è tornato a fare il Verstappen, peggiore, non lo so, presumo Sainz, perché nonostante il ritiro comunque le stava prendendo di santa ragione, ciao, voglio.